E buongiorno mondo, siamo un po' devastati perché la notte, quantomeno la parte iniziale della notte, non è passata benissimo perché faceva caldissimo e il camper si è riempito di zanzare in una maniera incredibile. Poi verso le 2 è iniziata un po' a migliorare, un po' più di freschetto e le zanzare magicamente sono sparite. Ma guardate, adesso stiamo facendo colazione, nella sima riprendo solo le mani perché dice che mi denuncia se faccio vedere la sua faccia a quest'ora del mattino. Però guardate dove siamo, in riva al mare, non so se riesco a farvelo vedere. Facciamo colazione, ci prepariamo e andiamo a fare un giro per Terasini e poi ci spostiamo a Borgo Parrini, tutto Ini. E niente, buona colazione, ciao. Sì, ragazzi, siamo già in modalità cinesi che si proteggono dal sole mentre fanno i turisti, cappellino, occhialini, perché sono le 9:40 e si schiuma già abbastanza arrivando da Vercelli e da Torino, dove quest'ultimo periodo non è stato dei migliori a livello di clima. Qui il colpo l'abbiamo subito sentito, l'aria è un po' fresca, ma il sole picchia secco. Adesso stiamo andando a vedere Torre Alba, detta anche non mi ricordo. E non che si chiami, non mi ricordo io come si chiama, però è quella lì. La signorina ride perché non so mai spiegarvi le cose e quindi andiamo veloci. Ciao. Ok, con questo rumore di sottofondo di lavori in corso, vi diciamo che siamo arrivati nel parcheggio di Borgo Parrini. Abbiamo messo il camper in semi-ombra, in compagnia di un micione qua che dorme, se la dorme di bella, e adesso andiamo a girare Borgo Parrini e pian piano vi raccontiamo la sua storia. Buongiorno. Borgo Parrini, oltre ad avere i lavori in corso in ogni strada, nasce su dei terreni agricoli acquistati dal noviziato dei gesuiti di Palermo tra il 500 e il 600. Poi, agli inizi del 700, i gesuiti iniziano a costruire dei magazzini, delle torrette di avvistamento e delle case dei braccianti, infine una piccola chiesa. Dopo la soppressione dei gesuiti, il borgo passò nelle mani del principe Henri d'Orléans, che venne qui per produrre il moscatello dello zucco, quindi lui sì che era furbo, produceva del vino e il borgo era prevalentemente abitato dai braccianti che lavoravano nei campi della coltivazione delle uve per produrre quel moscatello fantastico che vorremmo assaporare ai giorni d'oggi, ma non so se esiste ancora. E basta. Uno stile prevalentemente. Dopo la guerra il borgo venne abbandonato e iniziò il suo declino fino agli inizi degli anni 90, quando un gruppo di persone decise di riprenderlo in mano, ristrutturare le case e iniziare a decorarle con degli stili che richiamano un po' il Portogallo o stile di Gaudì con tutte le maioliche, sei maioliche, sassolini colorati attaccati dentro i muri, comunque. Spiegazione Spiegazione super tecnica, no, comunque come state vedendo dalle immagini, super decorato con un'ottima attrattiva turistica, anche se il borgo è molto piccolo, attira sempre tutti gli anni un sacco di persone come noi. Tipico abitante del borgo Parrini, intento nell'attività della realizzazione delle maioliche. Avremmo voluto prenderci un bel pezzo di focaccia o un caserec una, come si chiamano? Caserecci della zona. C'è un panificio artigianale. Oggi è lunedì e indovinate un po'? Questo esercizio rimane chiuso lunedì, tranne i festivi. Oggi non è festivo e non mangiamo nessuna focaccia.
sembriamo due pazzi lungo la strada. Quello è il parcheggio dove abbiamo lasciato il camper, il Borgo Parrini lì dietro, ma c'è stato detto che poco più avanti c'è una panetteria, o un panificio, non una panetteria, con produzione artigianale di sfincione e pane punzato. Si tratterebbe di pane artigianale con dentro pomodoro, formaggio, cos'è che è? Provola, acciughe e origano. E quindi guardate, forse ci siamo già arrivati, guardate lì, ta-ta, forno dei Parrini. Perciò abbiamo deciso che andiamo lì, ci compriamo uno e uno da provare e lo mangeremo poi sul camper sotto sto sole cocente. Vogliamo dirvi solo questo, che eravamo tristi che il panificio all'interno del borgo fosse chiuso, ma la soluzione l'abbiamo trovata, una soluzione c'è sempre, una soluzione c'è sempre, basta chiedere, informarsi, domandare alle persone. Non fidatevi solo di Google o di quello che vedete voi così, chiedete alle persone. A dopo. Buongiorno. Avevamo uno sfincione? Sì. È un pane con... Scusa. Vi faccio la bote svuota? Ti faccio le cose. È la stessa cosa del pane, lo stesso impasto che facciamo per il pane è pure quella, solo che ha una cottura, viene un po' più morbida e poi si gira sulla farina, per questo si chiama bote svuota. Ah, ok. Per curiosità. Allora, olio, pomodoro, caciocavallo. Sì. Va bene così. Sale. E origano. Sì. E l'acciuga anche. Dai, l'acciuga, sì, sì, per chi le vuole, sì. Te, okay, sì. Solitamente non le mettiamo perché non piacciono, però. Volevamo fare la prova completa. Okay. E uno di sfincione. Sì. Ok. Ve la tagliamo a metà poi? Sì, grazie. Se poi sì. Grazie. 5,50. Buon appetito. Grazie mille, scusa ancora del disturbo. No, ma anzi, noi siamo sempre qua. Grazie, grazie, buon lavoro, ciao. Grazie, bene. Sfincione. Sfincione mangiato, molto molto buono, ma adesso affrontiamo il pane conzato. Guardate qua che bolidi di panino. Buon appetito a tutti. Madò. Buono. Adesso spengo e me lo godo. Many tic tacs later. Borgo Parrini si gira tranquillamente in un'ora, dicono due ore almeno, ma un'ora lo giri comunque tutto. Noi siamo stati un po' di più perché abbiamo anche mangiato, ci siamo riposati sotto l'ombra dell'alberello e adesso partiamo direzione Sciacca, 100 km e vediamo com'è Sciacca. A dopo. E anche a Sciacca abbiamo parcheggiato nella zona delle terme. Il parcheggio non è bellissimo, però c'è andata di culo che abbiamo trovato un posticino per il puff e non siamo né lontani dal centro né dalle terme, perché siamo proprio dietro le terme. Di Sciacca ancora non vi dico niente, perché l'unica cosa che mi ricordo di Sciacca è che ci viveva il mio professore di macchina e fluido delle superiori. Non era neanche un gran professore, ma lei ha preso degli ottimi appunti, quindi se riesco ve li faccio raccontare da lei, ma è difficile, altrimenti vi racconteremo Sciacca. Ci rimaniamo questa notte e domani mattina la giriamo un po' e domani sera ci sposiamo di nuovo. Ciao ragazzi. Stiamo percorrendo la discesa per i bagni delle acque sulfure, ma guardate un attimino com'è la manutenzione di questa discesa. Com'è, Simo? Bella pulita. Ci sono anche dei massi in mezzo, ma ci siamo quasi. Che bus! E dopo quella discesa totalmente abbandonata a se stessa, siamo arrivati finalmente alle due pozze di acque termali. La Simo si è già lavata la faccia, le gambe, per vedere se torna giovane. E questo è il punto dove
forse si vedono le bolle dove l'acqua risale dalla sorgente. E comunque è un vero peccato, a parte la segnaletica inesistente e il luogo totalmente all'abbandono. Anche lì sotto c'è l'edificio delle antiche terme selinutine, che non so se si vede perché è contro luce, ma è completamente abbandonato. Forse in Toscana un posto del genere sarebbe pieno di turisti, lo sfrutterebbero alla grande. Non so quanto sia meglio o peggio, ma almeno un po' di manutenzione per attirare le persone come noi, come noi che vengono qui e cercano di fare le terme come in Toscana. Ma va bene, torniamo di là, abbiamo comprato un po' di frutta e adesso andiamo a darci una sciacquata e andiamo a vedere com'è il centro di Sciacca. A dopo. Vediamo se domani mi sveglio con la pelle di una ventenne. Senti, già è più liscia. Guarda, no, seriamente, guarda, tocca. Da quello che si può intuire, Sciacca è il paese delle ceramiche. Questo cortiletto dove stiamo girando è un cortile, anzi ve lo lascio spiegare dalla Simo. Ti ricordi? Sì, allora praticamente questo artista, che mi pare si chiamasse Lo Gubbio, ha raccolto tutti questi scarti, queste immondizie nelle campagne sulle spiagge di Sciacca e poi li ha utilizzati per decorare questo cortile, dandogli nuova vita. One eternity later. Un bel bicchiere di vino Vinchiovaglio Barbera del Piemonte in Sicilia, ma l'abbiamo portato da casa. Quando è finito pensiamo a un vino siciliano. Salute.